Ciao ragazze, secondo appuntamento con My Makeup Week, il video del giovedì dove vi mostro tutti i prodotti utilizzati durante la settimana, più qualche make-up qua e là. Inizio subito mostrandovi i prodotti che fanno da comune denominatore a tutti i make-up che poi vi mostrerò in una seconda parte del video, più succosa, dove vi mostrerò come ho abbinato le varie palette ai blush e ai rossetti. Come fondotinta questa settimana ho utilizzato un solo prodotto, il Flat Perfection di Neve Cosmetics, che ho appena riacquistato avendo finito il precedente. Ho cambiato colorazione, per cui ho preso la Light Neutral anziché la Medium Neutral, è un pochino più chiara ed è più adatta per la stagione invernale. Per quanto riguarda gli occhi, in tutti i make-up realizzati questa settimana ho usato come primer questo sampler della Urban Decay, dell'Eyeshadow Primer Potion contenuto all'interno della Naked 3. È la versione Eden, estremamente efficace, ne basta veramente pochissima per amplificare i colori e fare durare i trucchi dal mattino alla sera. Come correttori della zona delle occhiaie ho alternato questi due prodotti, l'I Love Stage di Essence e il Camouflage di Relastil. Come mascara sto ancora utilizzando il Bon Ton Mascara della B Chic. Come eyeliner ho alternato questi due prodotti. Da un lato l'eyeliner in gel nero della Maybelline New York e dall'altro la Precision Eyeliner Pen contenuta all'interno della Different Palette della Mulac. Il primo make-up che vi vado a descrivere è quello che vedrete fra poco in fotografia e che ho realizzato con la Make-up Delight Palette. Per realizzare questo make-up ho utilizzato tre cialde. Innanzitutto ho applicato Jet Lag su tutta la palpebra mobile. Poi ho sfumato Biker Chic all'interno della piega dell'occhio. E infine ho illuminato l'arcata sopraccigliare con Route 66. Come blush ho utilizzato questo blush minerale di Neve Cosmetics che avevo ricevuto in omaggio proprio ordinando la Makeup Delight Palette English Rose. Sulle labbra ho abbinato un rossetto di MAC Red Balloon. Per il secondo make-up che ho selezionato per voi nel video di questa settimana è quello che vedrete in foto tra breve. Realizzato con questa palettina della B Chic. È una palette composta da queste tre cialde. Il trucco della foto l'ho realizzato applicando la cialda più chiara su tutto l'occhio e sfumando la cialda centrale nella piega. Mentre come blush ho utilizzato questo fantastico blush con illuminante eterra all'interno della Dior, che è stupendo perché dà un effetto molto luminoso e discreto, proprio come piace a me. Anche sulle labbra, in quel make-up, sono rimasta in casa Dior applicando uno di questi fantastici rossetti della linea Rouge Dior, il numero 999, che è un rosso brillante fantastico. Vedete che rosso è questo, è fantastico. Infine c'è il make-up che vedremo fra poco in fotografia, che ho realizzato con la palette del MAR della Sleek. Ho applicato Lounge Lovers, questo color champagne metallizzato, su tutto l'occhio e poi ho applicato e sfumato nella piega questo verde opaco che si chiama Blue Marlin e si abbinava molto bene all'abito verde che stavo indossando in quel momento. Mentre sulle guance ho utilizzato come blush qua della Kiko, che è uno dei miei preferiti, e ha questo color pescato molto neutro che si abbina bene sia poi ai rossetti rossi che ai rossetti fucsia. E a proposito di rossetti, sulle labbra ho applicato questo qua della Wet n Wild, che fa sempre parte del regalino di Natale di Daniela, che è Ghibellina 72, ciao tesoro. Un rossetto molto bello, molto simile a quello che vi ho mostrato la scorsa volta, ma molto più scuro. Come vedete è un color bordeaux molto intenso, ricorda molto Rebel di MAC e questo è lo swatch del rossetto.
concludere, ragazze, voglio descrivervi anche il make-up che sto indossando in questo momento, uno smokey nero che ho realizzato con la Different Palette di Mulac, per cui anche come eyeliner ho utilizzato la Precision Eyeliner Pen vista prima. Ho realizzato questo make-up applicando su tutta la palpebra mobile e sfumando nella piega la cialda nera glitterata Off. Ho dato luce all'arcata sopraccigliare, illuminante, cremoso, bianco, glitterato, on. Per questo make-up di oggi, come blush, ho scelto questo qua in crema della Kiko, della serie Glow Touch Lips and Cheeks, nella colorazione 05, scusate, Spicy Chocolate, che è questo colore che si abbina perfettamente poi ai rossetti rossi o color mattone. Questo blush mi piace, come ho appena detto, come colore, ma presenta due difetti molto gravi. Innanzitutto è troppo appiccicoso e lucido e poi dura pochissimo, per cui io l'ho applicato all'incirca 2 ore fa e come vedete sulle guance praticamente non si vede già più. Infine sulle labbra, ragazze, ho applicato un rossetto nuovissimo, un rossetto di MAC che ho ordinato proprio da poco e ho ricevuto pochissimi giorni fa, Cream in Your Coffee, quello che sto indossando. È il color Marsala per eccellenza, lo ha definito così Clio, lo sapete, il color Marsala è il colore dell'anno. Il finish di Cream in Your Coffee è Cream Sheen, per cui un rossetto estremamente morbido, cremoso e confortevole sulle labbra. Il rossetto è questo. E sulle labbra ve lo mostro subito più da vicino. Come vedete è molto lucido e confortevole. E oltre a Cream in Your Coffee ho anche acquistato questo pennello angolato da blush che è il numero 168. Per cui ragazze, questa era la mia settimana in make up, vi ringrazio per avermi seguito con il solito affetto, saluto anche le nuove iscritte al mio canale e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!